siamo qui con Antonella Cantarutti, la storica azienda Cantarutti Alfieri. Antonella, ci racconti com'è stato il passaggio generazionale da tuo padre a te? Come sono stati quegli anni? Beh, diciamo che gli anni del passaggio generazionale sono stati per me molto importanti, anche se all'epoca non esisteva questo passaggio di consegne. Quindi mio padre mi ha quasi imposto di scegliere due possibilità scolastiche: o fare l'indirizzo agrario o fare l'indirizzo della contabile. Ma siccome io all'epoca montavo a cavallo, mi sarebbe piaciuto comunque fare la veterinaria, ho dovuto intanto intraprendere la scuola di agraria, e così è stato. Quindi io mi sono diplomata all'Istituto Agrario di Cividale, sempre con l'obiettivo che sarei andata all'università. Cosa che poi questa cosa non si è verificata, perché mio padre mi ha detto: se vuoi continuare a montare a cavallo, devi lavorare e montare a cavallo. Se invece decidi di studiare, devi studiare e basta. E siccome il mio obiettivo è sempre stato quello di montare a cavallo, e poi ho montato fino a 30 anni, quindi ho intrapreso sia l'attività sportiva e l'attività di lavoro. Io sono entrata in azienda praticamente che avevo 19 anni e non c'è stato un vero e proprio passaggio generazionale, cioè mi sono ritrovata in un'azienda dove ho iniziato davvero tutto quanto, cioè dalle prime operazioni in cantina, dove con un enologo che a suo tempo avevamo, quindi si cominciava a capire che cosa si doveva fare per vinificare, no? Poi per andare a vedere in campagna le operazioni che si facevano, fin tanto che poi ho incontrato Fabrizio, che è diventato poi mio marito, e quindi da lì ci siamo un po' divisi i compiti. Quindi io, che all'epoca facevo, mi occupavo della parte amministrativa e piccola gestione, e poi via via le competenze si sono perfezionate, l'esperienza è maturata e fino ai giorni nostri. Ma non c'è stato quello che si dice in gergo attuale passaggio generazionale, dove devono intervenire dei consulenti affinché, diciamo, la storia del passato venga consegnata alle nuove generazioni. Questo io non l'ho vissuto, è stata una cosa proprio quasi in itinere, ecco, se vogliamo. E che il fatto che tu fossi una donna era un problema oppure no? Allora, per me, non lo è stato, nel senso che io sono sempre stata caratterialmente molto forte, nel senso che forse l'aspetto sportivo mi ha un po', come dire, un po' fortificato. Certo è che vedere una ragazza a 20-22 anni in un'azienda anche di una certa dimensione parlare con dei professionisti, probabilmente nessuno era abituato, però devo dire che la vita mi ha portato diverse soddisfazioni. È chiaro che devi essere una persona molto professionale, devi avere un carattere forte, saperti confrontare sempre con chi hai di fronte e in alcuni casi anche riconoscere i propri limiti, perché tutti noi abbiamo dei limiti. La cosa importante è proprio riconoscerli. Quindi anche se una persona ti dice no, non lo so, rispiegagliela, fagliela capire, però mai dare per assodato che tu le competenze le sai di tuo. Quindi tutti siamo ignoranti, abbiamo bisogno tutti di comprendere, capire, conoscere, imparare. Certo. E come donna del vino, quindi tu entri nell'associazione nazionale e poi fai anche proprio un excursus all'interno dell'associazione fino ad essere vicepresidente nazionale. Sì. È stata una bellissima esperienza, intanto entrare nelle Donne del Vino, in questa associazione ormai diventata importantissima a livello sia italiano sia a livello internazionale, ma è proprio perché entri in un mondo femminile che è un mondo anche tutto sommato maschile. Abbiamo la capacità comunque di
noi donne di vedere determinate cose con una sensibilità diversa. Però ti dico, all'interno dell'associazione, sia come prima come socia, poi seconda battuta come consigliera, per arrivare poi a questa bellissima come dire, posizione all'interno del consiglio, per me è stato molto, molto importante a livello di formazione. Anche per la capacità che io ho avuto, la possibilità che io ho avuto di incontrare altre figure molto più capaci di me, molto più emancipate. Quindi io che arrivo da questa regione piccolissima e che è uno scrigno della nostra Italia, arrivare a Milano e potermi confrontare con grandissime personalità per me è stata fonte di grandissima ispirazione e di crescita professionale. Ultima domanda, siamo all'interno dei Colli Orientali, sì, del Friuli, dove appunto posizionata la tua azienda, un'azienda veramente storica, con delle radici molto profonde, ma nell'oggi tu cosa vedi di particolarmente positivo che si possa sviluppare nel prossimo futuro? Allora, hai detto benissimo, noi siamo all'interno della DOC Friuli Colli Orientali, ma siamo, la cosa più importante è che siamo in una bellissima regione. Abbiamo solamente bisogno di portare all'esterno e quindi far capire che cos'è la nostra regione. Io quando mi muovo per un giro per il mondo parlo sempre di Friuli Colli Orientali, parlo di Rosazzo, nel luogo dove io vivo. Abbiamo bisogno di vedere lontano e quindi fare in modo che i nostri consumatori arrivino in Friuli, che vedano, che tocchino. E poi soprattutto ci vorrebbe una promozione internazionale di grande spessore. Quindi io spero che le istituzioni si accorgano che forse adesso, anche con le campagne pubblicitarie che stanno facendo, queste veramente arrivino lontano, perché non abbiamo nulla da invidiare alle regioni che noi ormai conosciamo e che sono diventate famosissime in tutto il mondo. Grazie mille. Grazie, è stata una bella occasione per parlare. Grazie. Grazie.